Ciao a tutti da Carlo Alcolo, benvenuti nella mia cucina. Dopo il video di ringraziamenti con scritti, molti mi hanno chiesto la ricetta per la preparazione della mia famosa rustichella di Vorella. Ora vi spiegherò come si fa. Vi metto subito il grembiule. Vedete, sono uno chef stellato. E questa è la mia ricetta personale, l'ho inventata proprio mesi fa. Dicevo, ero in Africa, una ricetta semplice. Beh, là non la fanno con l'abete, però con altri legni. È lo stesso quello che prendete, basta che sia sui 10-12 cm di diametro. E l'importante, vi sconsiglio il mogano, perché è troppo duro, vi resta sullo stomaco. E la betulla, che resta molto acida. E con il tingolo non va bene. Ci prepariamo la nostra mannaia, per si può usare anche un ascio, una scure, per aprire la vorella. E niente, il colpo è una tecnica molto efficace, il colpo di polso. Per aprirla basta un colpo solo ben assestato, dovete cercare più o meno il punto. Perfetto. Queste sono sufficienti per un pasto abbondante, 10-15 persone, quindi quell'altra potete riporla in legnaia, va bene. Preparazione molto semplice, con solo 14 centesimi si può sfamare diverse persone. Serve solo un po' di sale grosso, l'importante è che sia marino, e io ho dato sale fino, e mi raccomando olio d'oliva, che l'abbiamo già lì in cucina a disposizione. Prendete, va bene, un qualsiasi coperchio per l'impiattamento e per servire. Le fettine, le dimensioni non contano, fate, le lubrificate con l'olio. Va bene? Senza esagerare, e lo spalmate su, diciamo, la maggior parte della rustichella. Un po' di sale grosso, che poi andremo a levare, serve solo per la marinatura. E un po' di sale fino, che resterà dentro. Qualcuno può aggiungere pepe quando ne ha voglia. Poi andremo a impiattare dopo 15 ore di cella frigorifera. Metteremo una fetta a piatto, è sufficiente. Guardate che scena, è uno spettacolo. Se vogliamo esagerare, anche due. Perfetto, tutto calcolato, due fette sono più che sufficienti. Andiamo ad aggiungere l'intingolo, questi speciali frutti al lampone e mirtillo. Cazzo, non si tagliano mai, e utilizzeremo sempre il meglio della nostra cucina, Ermannaia. Ok. Ma cazzo, io. Aggiungiamo l'intingolo, che andrà a sfrigolare. E a guarnire il piatto. E voilà, al servizio, il piatto è perfetto. Ma mi mancava il cappello, però. Andare con l'assaggio specifico, dobbiamo solo fare attenzione a tagliarle. Vedete, vanno i piatti tutte le volte, non c'è niente da fare. Perfetto, un boccone di rustichella.
una specialità, gustose, tenere e nutrienti al punto giusto, e con una spesa minima di 14 centesimi più vabbè il gas da Carlo. È un piatto che tutte le volte va in frantumi sempre, perché non c'è verso di salvarne uno, anzi vi consiglierei di farveli fare in ottone. Beh, adesso lasciatemi al mio pranzo e bella a tutti da Carlo Colo e le rustichelle di Borella.